Nella fattispecie stiamo organizzando un corso core coordinatore operazioni di ricerca nazionale che vede la presenza di 21 discenti provenienti da tutte le regioni d'Italia in modo particolarmente distribuito. Questo corso è finalizzato a formare appunto 21 tecnici di soccorso alpino sulla tematica del coordinamento delle ricerche dispersi in ambiente impervio e ostile. Si sviluppa da mercoledì a domenica, c'è una parte teorica con esami teorici e una parte pratica che verrà portata avanti nella giornata di sabato in quella di Castione della Presolana, simulando due eventi di ricerca con due centri di coordinamento ricerca separati. Parteciperanno, oltre ai 21 allievi del corso CORE, un'80ina di volontari di protezione civile della provincia di Bergamo, nonché altri 30 tecnici provenienti da tutta la Lombardia del soccorso alpino. Riteniamo che siano questo appunto dei momenti fondamentali per la formazione e soprattutto la verifica sul campo dei futuri coordinatori. Sono diverse le materie che vengono affrontate? Sì, nella figura che compone diciamo, la specializzazione di un CORE deve coprire un po' tutta una serie di aspetti che vanno dall'anamnesi per riuscire a individuare con un'alta probabilità di ritrovamento le zone prioritarie dove sviluppare la ricerca, perciò anche al rapporto con i familiari del disperso e tutta una serie anche di questioni tecniche legate alla cartografia e alla gestione del personale in una base di ricerca. Sì, sono Luigi Foppoli, faccio parte anch'io della SNADOS, quindi la Scuola Nazionale per Direttori di Operazioni di Soccorso, e mi occupo all'interno della scuola della formazione dei coordinatori e dei tecnici di ricerca. Abbiamo individuato queste due figure proprio per gli interventi di ricerca che sono su due livelli separati. Il tecnico di ricerca è quello che più di ogni altro si occupa degli aspetti tecnici che sono quelli della individuazione delle zone di ricerca, della cartografia, dell'assegnazione del personale alle varie squadre e il livello successivo che appartiene appunto a una formazione che deve essere fatta successivamente a quella di tecnico che è quella del coordinatore che è un po' la figura chiave all'interno della base operativa del centro coordinamento delle ricerche e che coordina tutto il team di gestione. E il corso che stiamo facendo oggi qui a Clusone è esattamente per la formazione di queste figure. È un corso nazionale che quindi vede la presenza di tecnici di quasi tutti i servizi regionali italiani e che questo sta a significare che il modo di coordinare ricerche su tutto il territorio è lo stesso e questo è un punto cardine che abbiamo individuato. È il quarto corso nazionale per coordinatori. Attualmente abbiamo in tutta Italia 68 CORE, coordinatori delle operazioni, e attorno ai 170 tecnici di ricerca. Nel 2014 si stanno ancora facendo su tutto il territorio degli altri corsi per tecnici di ricerca e contiamo di arrivare oltre i 200 per la fine dell'anno.